Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo con un altro episodio, un altro pronostico della Serie A. Seconda giornata, la prima per l'Inter, Inter-Fiorentina. Usiamo la Fiorentina, abbiamo ricominciato con alcuni pronostici, potete vedere nel canale, nella playlist che è comunque in descrizione, i pronostici già di Champions League con lo Slavia Praga, di Europa League col Milan e della Supercoppa Europea. Adesso tocca Inter Fiorentina e vi dico già che a breve toccherà anche a Roma Juventus, che diciamo è il la ciliegina sulla torta di questa seconda giornata di Serie A. Utilizzerò la Fiorentina da buon milanista, non ho idea di come andrà a finire. E comunque sia ragazzi, se vi dico già, se perderò comunque questo episodio, non meravigliatevi, perché secondo me l'Inter, non dico vincerà facile, ma avrà insomma sicuramente il coltello da parte del manico. E tra l'altro non lo dico per, potreste dire, beh, lo dici per guffare, ma in realtà da milanista, è vero, sono milanista, ma ho giocato la schedina mettendo l'uno dell'Inter, anzi ho giocato due schedine mettendo l'uno dell'Inter, quindi in questo caso è nel mio interesse che l'Inter vinca questa prima giornata di campionato, anzi seconda, prima per loro. Scelto la maglia rossa per andare sul sicuro proprio, non confondere niente, e ho inserito la stessa formazione che ha giocato contro il Torino. Non ci sono stati espulsi, non mi sembra che ci siano stati infortunati, quindi la formazione dovrebbe essere questa. Ovviamente ragazzi, anche se FIFA 20 è tutto aggiornato, ci ho passato delle ore ragazzi a aggiornare tutto per filo e per segno, però ragazzi ne è valsa la pena, in attesa ovviamente del prossimo capitolo. Tra l'altro Biraghi, che è un ex Inter, ci ritroviamo in squadra. Sto aspettando in gloria la formazione, insomma le formazioni per poter reggere. Dei nuovi dell'Inter c'è Hakimi in campo, che gioca da esterno al posto di Candreva. Ed ecco qua l'Inter con Handanovic. Ah, c'è anche Kolarov, Bastoni e Skriniar, Gagliardini, Young, Sensi, Barella, Hakimi, Lautaro Martinez, Lukaku, Eriksen, Vidal, Nainggolan, Brozovic, Perisic, Sanchez e Radu in panchina, quindi panchina stellare. La Fiorentina va con Dragoschi, Caceres, Ceccherini, Milenkovic, l'otto dovrebbe essere Duncan, esatto, Biraghi, Castrovilli, Bonaventura, Chiesa, e davanti Ribéry e Kwame, Pensiera, Valero, Cutrone, Saponara, Lirola, Terracciano e Venuti in panca. Si comincia ragazzi, e che vada nel migliore dei modi. Qua mi dentro per Bonaventura! Handanovic! Mi sembra anche una doppia parata. Castrovilli. No, non va. Frank Ribéry. Pallone invitante. Attenzione perché è pericoloso. Qua me Handanovic! Buona parata del numero uno dell'Inter. Bravo, attento! Però la Fiorentina che si è resa molto più pericolosa rispetto all'Inter. Però ragazzi, non c'è da darlo come dato di fatto questo, ovviamente. Calcio d'angolo. Mi fai cambiare tiratore? Non posso cambiare tiratore, ok. Occhio al corner. Già tre tiri in porta per la Fiorentina, ragazzi. Questo e questa cosa non mi piace. Non mi piace. Ecco Ribéry, Bonaventura, Castrovilli, che destro di Castrovilli, al 21esimo la Fiorentina è in vantaggio a San Siro, tra l'altro buco difensivo tra Bastoni e Kolarov nell'Inter, ecco qua Bonaventura per Castrovilli che sbomba nell'incrocio e fa 1-0 per i toscani.
L'illuminazione di San Siro quando gioca l'Inter è diversa dall'illuminazione di San Siro quando gioca il Milan. È più realistica quella dell'Inter. Osservazione così, proprio, cioè, c'entra nulla. Ed è 1-0. E dico, mi permetto di dire che è meritato. È meritato. Mi spiace, ma è meritato. Attenzione a Bonaventura. Preferiscono ragionare. Bonaventura, Ribéry, palo gol di Franck Ribéry. 29esimo, 2-0. Ma cosa sta succedendo qui? Che cosa sta succedendo? Brano celebre di Domenico Bini. Gol di Franck Ribéry, pizzico di fortuna, appunto, come dice Stefano Nava. Però comunque, ragazzi, cioè, l'avessi sbagliato, cosa da non escludere, avrei rosicato un pochino. Non mi conta come tiro in porta perché ha preso il palo, però comunque, ragazzi, 2-0. E adesso la partita, ragazzi, si fa un pochino in discesa, ragazzi, ma FIFA va sempre preso con le pinze. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. È in buona posizione. La mette in mezzo. Ci sarà all'occasione. Palla in mare. Lautaro, gol. Gol di Barella. Spesso e volentieri è difficile mettere fuori. Non capisco perché sia una cosa veramente così difficile. Sicuramente apprezzato. Il replay. Ecco il replay. Gol di Barella. La partita stava mettendo bene. E veramente. Recupero, ragazzi, è il momento in cui FIFA ti fa gli agguati. Ovviamente impossibile prendere Petagoski, sta qua. Tiro molto angolato e molto ravvicinato. Barella fa 2-1. Non ci voleva. Speriamo che non condizioni più di tanto la partita. Ribéry dentro per Cutrone. Murato. Posizione da cross. Ecco Ribéry. Bonaventura. Ribéry fuori. C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che non ci credo. Non era male come tentativo, anche se da quella era più facile fare questo che il gol che ha fatto, ragazzi. Era più facile fare questo che il gol che ha fatto. Mi sono chiuso dietro, ho fatto entrare Cutrone, Borca Valero e Pezzella, ma comunque, ragazzi, c'è sempre da aver paura. Hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Palla verso il centro dell'area. Ribéry, pezzo Pezzella. La palla sfila e va fuori. Credo abbia fatto il massimo in questa circostanza. È andato. La palla sfila e va fuori. Tanto così dal bersaglio grosso. Quasi 70esimo, sempre 2-1 per la Fiorentina, ma c'è sempre da stare attenti. Sanchez, attenzione Lautaro, fa un tipo un pallonetto di testa. Va fuori, ragazzi, però cioè, certe distrazioni veramente non vanno proprio prese. Non capisco perché a volte dopo i miei difensori si facciano mangiare così. Non ho parole, veramente. Di aumentare l'intensità del pressing sul portatore di palla, che è sempre un'ottima tattica. Bonaventura per Chiesa! Ha rubato la palla a Sanchez! Per il 3-1. E qua, ragazzi, colpo del KO, immagino, per l'Inter ormai. Vediamo replay. Sbaglia. No, Kolarov sbaglia. D'altro, secondo assist di Bonaventura in questa partita, che Damianista avrei preferito avesse fatto anche un gol, lui e Cutrone. Però va bene così. Va bene così. Chiesa fa il 3-1. E io, ragazzi, dato che il pronostico di Champions League ho vinto col PSG, il pronostico Europa League ho vinto col Siviglia, non so com'è andata la Supercoppa Europea perché si gioca stasera, mi auguro che per la mia schedina il risultato si possa ribaltare. Può ricevere una posizione interessante. Comoda uscita del portiere. Borca Valero. Palla per Ribéry. Ecco Ribéry. Detto per Ribéry. Occhio a Borca Valero. Cavalero! 4-1 addirittura! Gol dell'ex! Gol dell'ex Borca Valero!
Gol dell'ex Borja Valero, signori. Ok, stiamo dilagando, stiamo facendo un risultato che se tipo lo scommettessi andrei in vacanza 4 anni e probabilmente non tornerei nemmeno. Dato che i pronostici sono fatti per essere smentiti, mi dico, mi auguro sempre che per la mia schedina non succeda. Poi se succede sono probabilmente a godere tantissimo. Questo, ragazzi, è solo un pronostico. Tranquilli. Si avvicina all'area. Chiesa! Chiesa! Occasione d'oro! Chiesa! Angolo! Ci si porta a casa anche questo. E qua ci godremo la fine della partita. Occhio al cross in mezzo. Lo batte in mezzo, c'è Pezzella e finisce qui. Non c'è più tempo. Finisce qui la partita. 4-1 della Fiorentina sull'Inter, veramente una mazzata pesantissima. Gli avversari non sono mai riusciti a metterlo in difficoltà, tutto troppo facile. E quindi va così. Un giudizio sulla prestazione di Ribéry, lo chiedo a Stefano Nava. Due gol, tra l'altro, di Ribéry. No, un gol di Ribéry, scusate. Un gol di Ribéry, un gol di Borja Valero, un gol di Castrovilli e un gol di Chiesa. E un gol di Barella per l'Inter. Finisce qui, io... spero per gli amici interisti che però non vada così. Poi se succede gol come un beduino, non vi preoccupate. E niente, vi ringrazio, ci vediamo con Roma-Juventus, quella è molto importante. Ci vediamo anche con un pronostico di Premier League che al momento non mi ricordo quale sia. L'avevo segnato ma incidente, a me me lo sono dimenticato. Noi ci vediamo veramente presto. Un saluto e un ringraziamento, lasciate like, iscrivetevi ragazzi, supportatemi per questa serie di video che vi sto portando. E ci vediamo veramente presto. Ciao a tutti ragazzi e grazie.